Un caloroso benvenuto ad un nuovo appuntamento con il Salotto Culturale della DEM, a nome di tutto lo staff di questa pregevole galleria, di Mestre. Oggi abbiamo l'onore di ospitare, un noto collezionista. Rinomato in Veneto a livello nazionale e internazionale, l'architetto Giuseppe Alessandra, che dialoga con lo storico e critico d'arte Ciro Perin. Benvenuti. Grazie. Bene, allora, buongiorno a tutti. Abbiamo appunto con noi l'architetto Giuseppe Alessandra, un collezionista, e così lo intervisteremo per capire qual è la figura del collezionista e che cos'è il collezionismo. Quindi iniziamo subito ponendogli una domanda. Giuseppe, come si diventa collezionisti? Ma io devo tutto a mia madre, perché finita la guerra, io sono nato nel 1936, finita la guerra si abitava qua ai quattro cantoni a Mestre. Sono nato a Mogliano Veneto e mi dava un soldino e mi mandava a vedere le gallerie, i musei che riaprivano. La prima che sono andato a visitare è stata le gallerie dell'Accademia e sono tornato pieno di entusiasmo dicendo: mamma, ho visto Tiziano, Tintoretto, Carpaccio. No, no, ha detto scrivi, voglio che tu mi scriva le tue impressioni, una paginetta, perché ha detto scrivendo ti rimangono in mente le cose, parlando no. E da lì è nata la mia passione. Poi ho avuto la fortuna, lavorando nella commissione del comune per il piano particolareggiato del centro storico di Venezia, di incontrare il professor Pietro Zampetti. Poi, tra le altre cose, mia madre era cugina di Piero Nardi, che è storico della letteratura, che essendo senza figli, io lavorando al comune di Venezia spesso mi fermavo da loro e lui organizzava delle cene con i più grandi storici dell'arte, veneti e non, ricordo Paolucchini, Fiocco, Ivanov, Carlo Volpe e altri, Enzo Carli, Senese, e da lì è cominciata la mia passione per e comprai un primo quadro che era un San Giuseppe che è ancora a casa perché era il mio santo omonimo. Da lì è cominciata la passione che è diventata una malattia incurabile. E così e oggi sono con la casa, io non ho una casa, io ho un magazzino con tutti i quadri che spaziano dal moderno fino all'alta epoca. Tu, Ecco. primo quadro di San Giuseppe, qual era l'autore? Era Santa Peranda, ecco, Un noto autore. che c'è ancora una scuola veneta a cavallo fra il 5 e il 600, e l'ultima cosa che ho preso è questa Madonna medievale che rappresenta una Madonna con bambino, data a Duccio da Buoninsegna, quindi, ma ho cose ancora precedenti, perché poi assieme alla pittura ho anche cominciato ad amare la scultura, anche perché la scultura
occupa uno spazio. Il dipinto, per quanto bello che sia, è appeso alla parete, ma la scultura ha un suo volume, ha una tridimensionalità che la pittura non ti dà. E quali sono i maestri della scultura? Maestri della scultura vanno da Sansovino al Brustolon, da Madonne romaniche a rinascimentali senesi, a Giuliano da San Gallo, tanto per dirne una terracotta di Giuliano da San Gallo, tanto michelangelesca tra le altre cose. Ti spingi sino all'arte greca? E anche arte greca partono dalla, sono 25 secoli di scultura. Ecco. Come deve essere per te il collezionista? Quali sono le caratteristiche, le doti? Allora, quando le doti bisogna aver occhio, e io dico sempre bisogna aver essersi occupati, conoscere un po' la storia dell'arte, l'evolversi dell'arte, sia scultura che pittura, e soprattutto aver occhio. Ecco, non fermarsi davanti a delle banalità, perché di banalità è pieno il mondo, ma di vere opere d'arte, per fortuna ce ne sono tante, ma si fanno sempre più rare a trovarsi. Ti è mai capitato di così trovare a colpo d'occhio un'opera d'arte magari in mercatini o canali? Certo. La riprova è che io ho messo su una collezione, io non sono nato miliardario di lire o milionario di euro, io ho sempre vissuto col mio lavoro. Ho investito nei limiti delle mie possibilità, ma l'importante è che avere l'occhio e conoscere un po'. Ho anche una biblioteca che credo sia degna molto, di un museo molto, molto corposa, con testi molto interessanti, addirittura volumi rarissimi che lascerò a una biblioteca legata all'arte, e così come lascerò i quadri alla pubblica fruizione, spero a Venezia o a Padova, ci sono già dei contatti per lasciare tutta la collezione alla pubblica fruizione. E su questa pubblica fruizione emerge il tuo concetto di arte, che è un'arte per la consultazione al pubblico? Certo, io dico sempre che l'arte non deve avere una proprietà. Io ho sempre dato, sia in Italia che all'estero, che oltreoceano, sempre gratuitamente i miei quadri. Perché l'arte non deve essere patrimonio di tutti, ma è patrimonio dell'intera umanità. Qual è l'opera alla quale sei più affezionato? A tutte. Perché a tutte, ma ce ne sono alcune che io sono soprattutto amante della pittura e della scultura veneta, perché credo sia non c'è, per conto mio, non c'è paragone con la pittura e scultura fiorentina. Io sono veneto, non sono sciovinista in assoluto, ma dico che i veneti hanno qualcosa che tanti altri pittori e scultori non hanno. L'arte veneta infatti è un caposaldo
a livello internazionale e lungo la storia, ecco, sia per quanto riguarda pittura, scultura, incisioni, che avremo anche peraltro modo di affrontare in seguito. Io ho girato il mondo e ovunque sono andato per la mia passione, seconda passione dei cani, andando a giudicare in giro per il mondo. Sono andato a visitarmi tutti i più grandi musei e ho visto quanto sia apprezzata l'arte veneta a livello mondiale. Io ho avuto anche delle richieste di vendita, ma non ho mai seduto, anche lusinghiere non ho mai seduto, perché dico che l'arte non è patrimonio di qualcuno, ma è patrimonio dell'intera umanità. Prima parlavi dei grandi storici dell'arte che hai avuto occasione di conoscere. Sì. Quale tra questi ti ha influenzato, ti ha coinvolto? Io devo molto al professor Pietro Zampetti, che è stato un grande storico, è stato sovrintendente ai beni, prima in Trentino, poi nelle Marche, e poi è stato direttore delle Belle Arti del Comune di Venezia, dove io l'ho conosciuto, che mi ha insegnato come guardare un quadro, una scultura. E io, questo libro che vedete lì è stato da me curato per onorare i 90 anni di Pietro Zampetti. È morto che ne aveva 98, con una lucidità di mente. Zampetti per la pittura e scultura, Enzo Carli, Rosso Senese, Pisano, ma che è stato direttore del museo, del museo di Siena, è grande studioso della scultura, che ha pubblicato molte delle opere che io ho. Questi sono stati i miei due punti di riferimento. Poi altri come, perché piano piano, di recente è morto anche Ugo Ruggeri, che abitava a Lido, è morto il professor Giuseppe Maria Pilo, che è stato direttore anche, oltre che docente universitario, direttore di musei anche lui. Ma quelli che ricordo proprio con grande devozione, perché era una devozione la mia, sono Enzo Carli per la scultura e Pietro Zampetti per la pittura. Tu hai curato numerosi libri e le tue opere si trovano appunto in tanti cataloghi. Qual è il senso di questo testo? Arte dal gotico al Novecento. Ecco, tra l'altro su questo libro qua hanno scritto tutti i più grossi storici dell'arte, da Enzo Carli, ed è dedicato, come dicevo, ai 90 anni di Pietro Zampetti, che sono stati celebrati all'Ateneo Veneto, perché lui è stato anche direttore dell'Ateneo Veneto per tanti anni. Oltre che docente, ha istituito la cattedra di storia dell'arte a Ca' Foscari. Ecco. Quindi parliamo di gente, sì. E questo è far vedere che l'arte, attraverso i secoli, è un valore che è inestimabile. Certo. Ecco. E qui emerge anche la tua concezione dell'arte, che deve essere aperta a tutti e quindi, esatto, deve essere fruita da tutti, perché è un elemento sostanziale dello spirito umano. Assolutamente. Per i 150 anni dell'Unità d'Italia, l'ambasciatore d'Italia in Bahrain ha fatto in Bahrain un'esposizione con 6 quadri della mia collezione.
Quindi una collezione che si muove in tutto il mondo. È non veramente... solo, ma io ho un Jacopo Tintoretto, tra l'altro di un personaggio che ha fatto grande la Serenissima Repubblica perché ha vinto l'Epanto, di Sebastiano Venier, che è stato esposto anche questo in Francia al Museo di Lodève e a Città del Messico anche, per cui hanno girato un po' i miei quadri. E c'è stata una grossa mostra a Ca dei Carraresi 3 anni fa, dove c'erano esposte 50 e oltre opere solo della mia collezione. Tu hai avuto appunto occasione di così individuare opere d'arte all'interno magari di anche di mercatini. Come, certo, come è cambiata la figura del mercante d'arte nel corso del tempo? Una volta gli antiquari erano anche degli studiosi, oggi c'è tanta improvvisazione. E io dico sempre che la fortuna dei collezionisti è dovuta all'ignoranza degli antiquari. Ecco. Io direi che vogliono monetizzare presto senza approfondire che cosa hanno di sostanza. Ecco. Io direi che con questo invito anche agli antiquari a così rimanere sul pezzo all'interno del mondo dell'arte possiamo concludere. Saluto, ringrazio vivamente l'architetto Giuseppe Alessandra per la sua capacità di saper esporre quello che è il collezionista al giorno d'oggi, quindi una persona di cultura, una persona che si fa affascinare dall'opera d'arte, una persona che è sempre in cammino, è sempre in studio all'interno del mondo dell'arte. E lo saluto e lo ringrazio ancora e saluto, mi sono perso io, e saluto gli amici che ci stanno ascoltando. Altrettanto. Ecco, nel ringraziarvi per il vostro ascolto, una piccola curiosità prima di lasciarvi. Come si guarda allora un'opera d'arte? Allora, ci sono due cose che sono fondamentali. La prima è lo stato di conservazione e la seconda è la qualità. Se manca una delle due è meglio non comprare niente, perché se io trovo un quadro che mi può affascinare ma è rovinato rimarrà sempre una larva, anche se attentamente e altissimamente curato. Per cui stato di qualità prima e stato di conservazione. Queste sono due cose fondamentali decidere se prendere o non prendere un'opera d'arte, siano essi scultura o pittura. Benissimo, grazie per questa passione che è riuscito per questa malattia incurabile. Questa malattia incurabile. Ecco. Allora, appunto, noi vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo tutti coloro che amano l'arte e che seguono il nostro salotto culturale, e restate sempre con noi.